Buongiorno a tutti e bentornati a Che Fex, la web serie educational dedicata agli effetti speciali ottenuti chimicamente. Negli scorsi episodi abbiamo visto come si realizzano le fiamme verdi, il sangue finto e la magia del Luminol. Chissà cosa scopriremo oggi. In questo episodio vedremo come si realizza un effetto davvero esplosivo. Ma ovviamente era un modellino, ma al cinema spesso si vedono scene di esplosioni e di scoppi di dinamite. Ma come avranno fatto? Alla base c'è il fulmicotone o la nitrocellulosa, che viene impiegato come esplosivo secondario nei detonatori o in alcuni tipi di polveri da lancio. Ma ora vediamo come viene realizzato, grazie all'aiuto dei nostri amici chimici. La produzione della nitrocellulosa avviene attraverso un processo di nitrazione della cellulosa, trattando quest'ultima con una miscela nitrante, ovvero una miscela di acido nitrico e acido solforico. Il rapporto tra i due acidi determina il tenore di azoto nel composto finale. Nella miscela fredda di acidi minerali viene immersa la cellulosa. In 150 ml di miscela solfonitrica 2A1 verranno immersi e lasciati reagire 10 g di cotone idrofilo. Una volta avvenuta la reazione, la cellulosa viene lavata con ripetuti bagni in acqua, sino a che le acque di lavaggio non risulteranno neutre. Successivamente si fa asciugare all'aria. Occorre maneggiare il prodotto ottenuto con cura, poiché da asciutto risulta instabile, e si attiva la reazione con un innesco semplice, basta un fiammifero. Come può il cotone divenire così infiammabile? Grazie alla reazione di nitrazione dei gruppi OH del polimero della cellulosa con gruppi nitro derivanti dall'acido nitrico. I gruppi nitro dei composti organici sono particolarmente reattivi e possono creare evidenti combustioni nel farlo. Grazie ai nostri chimici per questa fantastica dimostrazione. Mi raccomando però, non rifatelo a casa. Non rifatelo da soli! Benché semplice, ogni esperimento va fatto in un vero laboratorio con tutti i dispositivi di sicurezza. Con questo episodio termina Che Fex, la web serie educational dedicata agli effetti speciali ottenuti chimicamente. Chissà che in futuro non ci rivedremo per altre curiosità chimiche. Arrivederci da Che Fex! Che Fex! La web serie educational dedicata agli effetti speciali.